tecnico Aureo Lucci, mio fratello, appunto, che collabora tantissimo con Simonetta, che è sempre in prima linea quando appunto si tratta di dare la sua collaborazione. Quindi chiedo scusa, infatti stavo dicendo ricordatevi se ho dimenticato, e quindi va bene, meno male che ho ricordato in tempo. Lella e Marco, altri sostegni importantissimi, altre colonne importanti, sempre al nostro fianco durante i nostri eventi, un po' su tutto il territorio, sia pontino che fra Napoli, Roma e eccetera, in giro per l'Italia. E poi appunto stavo parlando di Yahela, che in effetti oltre ad essere una cantante lirica, una bravissima cantante lirica, insieme all'altra sorella Roma, abbiamo pure dei progetti dove facciamo appunto dei concerti in polifonia, quindi a tre voci, è anche una poetessa scrittrice. Infatti, diciamo, lei ha pubblicato il suo primo libro, dopo tanti anni con questo sogno si è avverato, il suo primo libro che è Coppa che le succede. Dopo ve ne farà assaggiare una piccolissima, ve ne darà un piccolo cenno, vi reciterà qualche poesia, vi racconterà qualcosa di sicuramente più preciso di quello che posso dire io. E questo libro in modo particolare, io lo adoro in modo particolare questo libro, tra l'altro lei mi ha dato l'onore di poter recitare delle poesie durante, diciamo, le ultime due o tre presentazioni che abbiamo fatto a Napoli, appunto, del libro. E appunto è un libro molto particolare, perché non è soltanto un libro di poesia, è un percorso attraverso tutte le sfaccettature della vita, tutto quello che possono essere i sentimenti all'interno del sentimento del cuore. Lei dopo vi racconterà, vi dirà così di questo suo libro e sarà sicuramente più brava di me. E quindi detto questo, cosa altro? Ripeto, grazie ancora a tutti per avermi dato la possibilità di essere qui, grazie a tutta la mia famiglia, grazie per essere sempre con me tutti quanti voi, grazie a Francia, e quindi dopo vi faremo ascoltare qualche bravissima maestro per anche alleggerire il mondo e unire appunto l'arte a questi argomenti fondamentali ed importantissimi che davvero non che devono essere presenti sempre, in qualunque occasione, in qualunque momento non bisogna dimenticare. Bisogna parlare, giustamente, come ho detto, molto meglio di me perché ci sono. Grazie.